Dal Vangelo secondo San Matteo, lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con queste parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. All'acclamazione al Vangelo per la sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità per essere una primizia delle sue creature. Dal Salmo responsoriale 105, rendete grazie al Signore perché è buono, e dal libro dell'Esodo come prima lettura, questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro. Cari fratelli e sorelle, qui ci si riferisce al famoso vitello d'oro. Sapete che Dio è geloso dell'idolatria, quindi. Lo sapevano bene il popolo eletto precedente, lo sa bene la Santa Chiesa Cattolica, e con le parabole, come dice nel Vangelo, il Signore ci fa comprendere quello che cos'è il regno dei cieli. Oggigiorno, come sapete, c'è tanta gente che non gliene può fregare di meno, per fare una battuta. Però guardate che è questa la verità e la strada da seguire, quello che ha detto nostro Signore Gesù Cristo. Per il resto, ognuno può essere libero di fare quello che vuole, come avete visto il vitello d'oro e tutte queste idolatrie che non servono a nulla. Quello che serve realmente è Gesù Cristo nella Santa Chiesa Cattolica. E oggi anche Sant'Ignazio di Loyola, 31 luglio, che il Signore abbia veramente pietà e misericordia di tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.